In un tempo in cui la propria città rappresentava il mondo intero e le manovre ad un ballo suscitavano maggiore eccitazione delle manovre militari, viveva una giovane donna che sapeva come far girare il suo mondo. Signora Bates, signorina Bates, sono lieta che siate... Che bella festa, vero mamma? Deliziosa, deliziosa, deliziosa! Ha incontrato il signor Frank Churchill. Noi non l'abbiamo ancora mai visto. È di bell'aspetto. Il vostro cavallo si lava le zampe o delle forze oscure vi hanno sequestrato? Mi sorprende che voi non siate ancora maritata. Suppongo di dovervi aiutare. Vi scorterò fino a casa. Non ho alcun motivo per sposarmi. Non mi mancano né il denaro né la posizione. Stabilisco che ognuno di noi dica alla signorina Woodhouse qualcosa di divertente. Potete offrire una frase molto intelligente, due frasi modestamente intelligenti o tre frasi molto noiose. È una fortuna per me, sono sicura che appena aprirò bocca dirò tre cose molto noiose. Ma essere una vecchia zitella come la Bates? Lei è una povera vecchia zitella perché è l'indigenza che rende disprezzabile il celibato. Una donna sola ma con un buon patrimonio sarà sempre rispettabile. Gli uomini di buon senso non desiderano mogli sciocche. Bene, mi ama. Sul mio onore, Emma. Meglio essere senza giudizio che usarlo come fate voi. Non c'è niente di meno piacevole che una serata passata a guardare la gente ballare. Vai. Beh, potreste ballare anche voi. Preferirei piuttosto rincorrere quel bastone. Cercherò di ricordarmi di portarlo al ballo. Forse siete la più saggia. Ma io... Io non posso essere saggio perché Emma, devo dirvi quello che voi non mi chiedete. Sebbene un giorno potrei pentirmene. Allora non parlate. Non diciamo parole che un giorno potremmo pentirci di aver pronunciato.